Buongiorno, 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 buongiorno. Ebbene, ebbene, una qualifica anche bella, weekend anche divertente, se non ci fosse il solito Verstappen. Dato mezzo secondo a praticamente a tutti, ma già al primo tentativo, nonostante la pista si migliorasse, tutto il resto. Verstappen, che è già campione del mondo, praticamente vince, fa pole, in ciabatte, merito suo, grande merito della macchina, grande merito suo, ovviamente. Ed è l'unica costante di questa Formula 1 attuale. Poi veniamo al capitolo Ferrari. Male, 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 male. Queste qualifiche. Benissimo, io ho sempre detto che le qualifiche non portano punti. Anche perché in passo gara, a differenza degli anni scorsi, la Ferrari va molto meglio. Però c'è un però. Se tu mi parti sesto e settimo, hai voglia di fare passo gara tu? Perché finché rimonti, Verstappen è già con lo stereo, il neomelodico, magari anche una canna, e ti vince il Gran Premio in ciabatte. È lunga, è lunga così, così è lunga per davvero. Così è lunga per davvero. Male tutte e due le Ferrari, dato Sainz è anche uscito nel Q2, è stato anche fortunato, altrimenti poteva uscire al Q2. Leclerc che addirittura ha rischiato di uscire al Q1. Troppo incostanti nelle qualifiche, troppo, una Ferrari troppo incostante nelle qualifiche. Un deciso passo indietro rispetto agli scorsi weekend. Naturalmente, l'obiettivo non può che essere il podio, non può che essere il podio, anche se la vedo molto difficile, perché con un Alonso così e con le McLaren in grande spolvero, la vedo dura domani a pigliare un podio, con la speranza che non si piglino a cazzotti, no, perché a cazzotti metaforici naturalmente. No, perché c'è da anche, ora c'è da anche tenere, da tenere conto di questa rivalità che nasce inevitabilmente. Con uno, sì, predestinato, 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 ma è 6 anni che questo è 5 anni che questo è predestinato. D'accordo la macchina di Verstappen, però qualcosa in più, dai, lo ha detto lui stesso che in questo inizio d'anno Sainz è stato più bravo di me. E questo ogni volta c'è una scusa, una volta il primo settore, e una volta gli fanno le cagate, le bastardate ai box, e una volta si lamenta di Sainz, e una volta il pit stop a Capocchia. Lui è bravo, è bravissimo, ma ogni volta c'è un qualcosa che non va. Poi partono sempre vicini sti due. Qui c'è solo da pregare che non si buttino fuori questi due. C'è solo da sperare in questo, per carità. Questa è una bella coppia che veramente mi piange il cuore vederla dividere il prossimo anno, però anche Sainz, male oggi, ripeto, gli è andata anche di lusso che non si è rotta la macchina in quella escursione, però una Ferrari, non lo so, scivola in pista, no? Forse non è l'assetto giusto. Leclerc che sembra perderla nelle S, in quella S là, che ogni volta sembra perderla la macchina. Boh. Boh. Oddio, c'è chi è messo peggio, eh. Perché ragazzi, la Mercedes quest'anno è imbarazzante.
La Mercedes è imbarazzante, c'è Russell ottavo, ma mai sentito il suo nome in questo weekend. Russell ottavo, quell'altro addirittura fuori al Q1. Cioè, capite cosa ci aspetta, ragazzi? Capite cosa ci aspetta il prossimo anno? Mamma mia, c'era una volta il mostro. Eh sì, io lo chiamavo il mostro, ma oramai mostro questo non è più. Non lo è più. Non lo è più da 3 anni oramai. Oh, gli anni passano per tutti, dopotutto. Ora c'è il mostro olandese e a gioco facile, è a gioco facile con questa scuderia qui, a gioco facile, veramente mi ricorda, facendo un paragone col calcio, il Milan di Berlusconi dei tempi d'oro, che era inarrivabile. Era inarrivabile. Con la Juventus che si sforzava di acquistare calciatori, ma niente. Più acquistavamo calciatori, più lontano arrivava dal Milan. E così è questa Red Bull con le altre. Tra l'altro, Verstappen, tra l'altro, prima fila tutta Red Bull, il che è tutto dire. Poi Alonso per il quale veramente, se proprio dovevamo pigliare un vecchio ripigliavamo lui, se proprio c'era da ripigliare un vecchio a questo punto ripigliavi lui, questo a 43 anni quasi lotta ancora per il podio, raga, la grandezza di questo ragazzo, che ricordiamo è esordito in Formula 1 nel 2001, nel 2001, in pratica la maggior parte, se vai a vedere, almeno metà schieramento non era ancora nata quando lui ha cominciato, almeno metà schieramento, Leclerc, non so di che, a quanti anni abbia, però Norris, o non erano nati o erano piccolissimi quando questo ha cominciato, ed è ancora, va ancora forte, ragazzi, e va ancora forte. Poi lui mi entusiasma nei duelli, mi entusiasma, perché se poi magari cede, ma ti dà filo da torcere, e intanto parte terzo, intanto parte dopo le Red Bull, il migliore dopo le Red Bull, Fernando. Le due McLaren, cioè, capite che smacco è per la Mercedes farsi fare le scarpe anche dalla McLaren? Cioè, da un team, diciamo, satellite. Sapete che figura di merda è? Ma ragazzi, la Mercedes ha avuto un crollo micidiale nelle ultime stagioni. Io non so a cosa sia dovuto, francamente. Con questi che ti azzeccavano la macchina tutti gli anni, non appena hanno cambiato il regolamento, fanno cagare. Ma fanno cagare a spruzzo questi qua. Lewis Hamilton addirittura fuori dal Q1. Boh. Sarò anche pessimista, ma per come la vedo io, per me Verstappen è già 5 volte campione del mondo. Ne ha già 3. Questo è il quarto e l'anno prossimo è il quinto. Per come la vedo io. Per me Verstappen ha già 5 titoli mondiali. Poi nel 26 cambierà il regolamento e boh. Tra l'altro mi sa che c'è anche l'IndyCar in questo weekend. Magari ci si sciacqua un po' la bocca. Ci si sciacqua un po' gli occhi, domani vediamo un po' di combattimento, domani alle 9:30 mi sa a Long Beach stanno domani sera, se non sbaglio, ci sarebbe anche Roma-Bologna, no, ma la metto al tablet, domani Roma-Bologna, guardo l'IndyCar domani. Che dire, Houston, abbiamo un problema, come sempre. E una volta non siamo competitivi nel passo gara, e una volta ci mangiamo le gomme, e una volta la qualifica, una volta il settore 1, una volta il settore 2, porca miseria ragazzi, oh.
Porca miseria, ragazzi, ma neanche nei 21 anni pre-Schumacher una Ferrari così. Mamma mia. Oddio, salvando i primi anni, no, esclusione dei primi anni 90, dove veramente. Oddio. Se ci ricordiamo 2020 o 2021, forse abbiamo fatto anche peggio in quest'epoca rispetto ai primi anni 90. Almeno lì qualche podio lo si appigliava nelle fasi peggiori, attenzione. Questa è una Ferrari che come risultati è molto simile a quella 94-95, quella immediatamente pre-Schumacher. Ogni tanto la zampata, ogni tanto la pole position, ogni tanto la bella gara. Ma oggi come allora era la Williams Renault, oggi è la Red Bull, prima ancora era la Mercedes, ti lasciano proprio le briciole, ti lasciano proprio le briciole. E sì, vedi lente migliorie, ma non vedi mai quel salto di qualità. Ci eravamo illusi nel 2022, diciamo la verità, ci eravamo illusi nel 2022. E siamo stati anche un po' sfigati in certe gare, però poi è stata proprio notte fonda, raga. Ci eravamo un po' illusi, però. Oddio, meglio dell'anno scorso siamo messi, questo penso sia palese. Però dai, io non chiedo molto, almeno di vincere 4-5 gare. Tanto lo so che le restanti 17-18 le vincerà Verstappen, ma almeno vincere quelle 4-5 gare, almeno dateci qualche soddisfazione, almeno. Almeno quello, nella speranza che nel passo gara magari riusciamo a combinare qualcosa domani. Ma dalla terza e dalla quarta fila dubito che si possa pensare di impensierire questi qua. Che poi partono tutte e due in prima fila. Una volta magari, poi Perez quest'anno sembra anche un po' più costante. Cioè, immaginate come siamo messi. Cioè, ragazzi, lotta per il terzo posto dei mondiali piloti, eh. Ficchiamocelo qui che si lotta per il terzo posto dei mondiali piloti. Perché prima o poi Perez qualcosa la farà. No, una volta, e noi una volta il secondo settore, e una volta sono le rosse, una volta sono le gomme bianche, una volta è Sainz che non mi fa passare, una volta Leclerc che fa il coglione, e una volta Sainz va fuori, una volta quello. Cioè, se una cazzata, Gran Premio la dobbiamo fare per forza, ragazzi. Sì, c'è stata l'Australia, ma sappiamo tutti perché c'è stata l'Australia. Sappiamo tutti perché c'è stata l'Australia. Ragazzi, non pigliamoci per il culo. Dai. Lo sappiamo tutti perché c'è stata l'Australia. Vabbè, dai, a risentirci domattina per la Formula 1. Oggi è giornata di video, perché tra poco faccio un video anche sulla Juventus. Iscrivetevi al canale.